È stata inaugurata presso lo spazio multimediale San Francesco a Civitanova Marche la 17ª edizione di Carta Canta, un festival itinerante ospitato in diversi spazi della città che proporrà fino al 25 ottobre un vasto calendario di appuntamenti in cui si intrecciano fotografia, grafica, letteratura, street art, cinema, teatro, conferenze e dibattiti. Le novità di quest'anno, in un momento in cui è tanto difficile organizzare e preparare dei festival, in particolare ad alta intensità culturale come appunto è Carta Canta, stante la situazione di crisi e di difficoltà, è stato invece proprio quello di costruire insieme alle novità, alle innovazioni, ai giovani presenti nel territorio e grazie ai rapporti costruiti in questi 20 anni un programma che si snoda attraverso 1000 percorsi, che va dalla fotografia all'arte, alla grafica, alla comunicazione, e questo lo fa con non solo le eccellenze del territorio ma anche con un livello tale che ci porta ad essere una manifestazione internazionale. Un connubio importante quest'anno con Singapore. Sì, praticamente abbiamo stabilito un rapporto con un gruppo di artisti di Singapore, il Tuju Group Artist, che partecipano appunto a Carta Canta con i laboratori, ma soprattutto in un rapporto con il nostro territorio nella costruzione dei festeggiamenti dei loro 50 anni di libertà e di costituzione dello Stato di Singapore. E questo lo fanno in un rapporto, unica sede in Italia, in un rapporto con la città di Civitanova Marche nella costruzione appunto di un programma artistico che vede un grosso evento, una grossa mostra di scambio culturale tra Tuju Art Group di Singapore e artisti locali e appunto qui a Civitanova Marche Alta. Carta Canta è un insieme di mostre, quali altre ci sono? Dunque, il 3 inaugureremo la mostra sui corsari dei nostri mari, i corsari del mare Adriatico, che sono arrivati fino alla fine del 700, con documenti sia di carattere diciamo nazionale, sia provenienti dallo storico archivio della città di Civitanova Marche, sia dall'archivio di Stato di Macerata. Ed è una mostra costruita in collaborazione con il Museo del Mare di Cesenatico. Contemporaneamente a questa si svolgerà nel chiostro di San Francesco e nella ex pretura una mostra che questa è proprio un'anteprima che viene dalla Triennale di Milano, cioè 100 artisti, 100 designer con 100 bambini costruiscono 100 giocattoli dei loro sogni. E praticamente questa mostra, che ha avuto tanto successo a Milano, viene a Civitanova Marche e contemporaneamente organizziamo anche dei laboratori con questi designer in cui costruiremo appunto anche noi qui dei giocattoli da aggiungere a questi 100 costruiti già. Ed è una mostra fantastica perché mette insieme il sapere con anche l'isolamento di un bambino in un ospedale e nella costruzione proprio del progetto dei suoi sogni. E questa cosa avviene con il contributo appunto di alcuni designer civitanovesi che operano a Milano. Un'altra mostra dedicata a Pasolini e non solo, quali altri personaggi? Sì, questa di Pasolini con le foto di Dondero, che è parecchio tempo che non veniva esposta, che abbiamo costruito insieme al centro Pierpaolo Pasolini di Casarza della Delizia del Friuli. E la stessa direttrice parteciperà all'inaugurazione di questa mostra presso la Chiesa della Madonna Bella. Poi c'è questo omaggio che noi facciamo a Tortelli e a Sante Monachesi con le foto di Tortelli delle sculture in gomma piuma che vengono tirate fuori dall'archivio di Tortelli e sinceramente è una grande fotografia che trova una prima esposizione in Carta Canta. E poi questa che vedete alle mie spalle, che è una mostra Around Battiato del Polistudio, che è un livello, e poi avrete modo visitandola di accertarvene personalmente, è un livello di grafica e di comunicazione che ha pochi precedenti nel nostro paese.
Sindaco, Carta Canta giunge alla 17ª edizione. Quali sono le particolarità di questa edizione e quanto è importante questa manifestazione per Civitanova Marche? La Carta Canta raggiunge la maturità un anno prima della legge, di quello che è detta la legge, 18 anni. Le particolarità sono, intanto, quello che ha fatto sempre la forza Carta Canta, i contenuti. Anche quest'anno Carta Canta mette in campo dei contenuti formidabili, dalla mostra Pasolini a mostre su autori locali, forse non noti al pubblico nazionale, ma sicuramente molto legati a questo territorio, come il fotografo Renzo Tortelli. E quindi questo è un punto di forza per chi vuole fare un lavoro serio, e i contenuti non possono essere che tale. Poi la commistione, il mescolare le carte. Carta Canta è nata mescolando le carte, ha avuto crescita come Giallo Carta nel suo percorso e varie mescolanze. Quest'anno Carta Canta la potremo rappresentare come un grosso ponte, un ponte che va in due direzioni. Questa è un'edizione ponte che, come ho detto prima nella cerimonia introduttiva, introduce all'inizio attività del polo museale, di cui il Museo del Manifesto, che è fatto sempre dagli stessi autori di Carta Canta, ne fa la parte del neone, ma è un polo che per la prima volta nelle Marche nasce con l'idea di essere moderno, al passo con i tempi, al passo con l'Europa, al passo con quelle che sono le tendenze più recenti dei poli culturali in giro per le grandi città europee. E poi Carta Canta fa da ponte con l'esternalizzazione, l'internalizzazione della nostra città, con l'economia, tramite la collaborazione con gli artisti di Singapore, che qui vedono un primo step, vedranno poi uno step più compiuto con la mostra My Country, che ci sarà a novembre, dicembre e probabilmente fino a gennaio nella nostra città, e che segnerà, io spero, non speriamo tutti, l'inizio della collaborazione del nostro istituendo polo fieristico con le istituzioni economiche di Singapore. Dietro la Tujur Art Group, gli artisti singapori, c'è una fondazione economica e dietro c'è il Ministero degli Esteri di Singapore, e queste sono le cose su cui noi contiamo per rendere ancora più importante la nostra città e il nostro territorio. Su tutti da segnalare la mostra fotografica su Pierpaolo Pasolini a 40 anni dalla scomparsa e i laboratori di batik art e silk screening tenuti dal prestigioso Tujur Art Group di Singapore. Singapore in Carta Canta. Sono felicissimi di essere qui, questi artisti di Singapore, un gruppo rinomato, sono artisti che rappresentano varie tipologie di arte visiva e ringraziano tutti per la possibilità di essere qui, per l'onore di essere qui, è la loro prima volta in Italia, e nei prossimi giorni ci saranno proprio all'interno di Carta Canta, a cui danno un particolare grazie, quindi Enrico Lattanzi, realizzeranno una serie di laboratori artistici e di workshop. In particolare abbiamo qui Mr. Sujak, che è un maestro molto importante in Asia nell'arte del batik e anche un insegnante di arte in generale, e realizzerà proprio dei laboratori di batik con gli studenti. Poi abbiamo un esperto di Chinese Ink che realizzerà sempre con studenti e adulti delle scuole sia elementari che medie che superiori nei prossimi giorni, farà vedere e darà gli strumenti per parlare di Chinese Ink nell'arte contemporanea. Abbiamo qui anche un surrealista, un social contemporary artist e un esperto in arte digitale. Loro le realizzeranno sempre con studenti e adulti una serie di realizzazioni su tela, una serie di disegni proprio sui panorami di Civitanova. Quindi ringraziano in modo particolare il Comune di Civitanova per la possibilità di essere qui.